Cittadini, come avrete potuto vedere, sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione di Via Roma. Quindi nei prossimi mesi ci sarà un impegno grande da parte dell'amministrazione, sia da un punto di vista economico per l'operazione. Ricordo, il primo stralcio ha un valore di 350.000 euro, ma un'opera indispensabile e non più prorogabile, visto la condizione di degrado, di mancanza di sicurezza raggiunta dalla pavimentazione. Quindi sarà una fase di lavorazione che permetterà a breve di riportare ad uno stato di decoro e di anche immagine nuova il nostro centro storico. Nel frattempo, però, anche in virtù di un incontro fatto proprio ieri dall'assessore Mauro Esetto, insieme alla categoria dei commercianti del centro storico, abbiamo deciso come amministrazione di accogliere una loro richiesta, che è quella di prorogare l'attraversamento, diciamo, la percorribilità della Via Roma dalle auto fino alle ore 18. Ricordo infatti che dall'inizio dei lavori è possibile entrare nella Via Roma passando da Via Isidoro e percorrendo una deviazione attraverso Piazza Varchi. Questa apertura e questa estensione dell'orario viene incontro ad un'esigenza legittima dei commercianti che dovranno comunque convivere con dei lavori che inevitabilmente creeranno dei disagi. E vista la situazione particolare in cui ci troviamo post-Covid, dove l'amministrazione sta cercando di agevolare il più possibile, anche tagliendo appunto le tasse per tutto quello che può essere un aiuto alla realtà dei commercianti che hanno sofferto in particolare come altre categorie questo lockdown, crediamo che sia giusto dare un aiuto anche in questi termini. Quindi invitiamo tutti ad avere un po' di pazienza perché se vogliamo migliorare le cose sappiamo che c'è un periodo inevitabile di lavori e questi vanno fatti e di continuare però ad aiutare il nostro centro storico, quindi venendo comunque nel nostro centro, perché è assolutamente fruibile, nonostante appunto i lavori in corso.